Sono chiamato d'urgenza a visitare un soldato ferito da una rivoltella. Il maresciallo spiega che il soldato era sempre arrogante. Al mattino, in seguito ad una osservazione del suo sergente, lo minaccia coi pugni alzati. Quindi rifiuta di lasciarsi mettere i ferri e s'avventa contro il maresciallo come per percuoterlo. Allora questi estrae la rivoltella e mentre il soldato cerca di mettersi in salvo, spara in direzione della schiena e lo vede cadere bocconi. La sera a mensa discutiamo l'avvenimento. Non posso fare a meno di osservare che l'uso delle armi contro un soldato ribelle sembra inadeguato allo scopo. O è minaccia insulsa, o causa una ferita o una morte che fa passare il torto dalla parte del ribelle a quella di chi l'ha colpito. Il maggiore mi dà subito torto, trovando che l'uso delle armi reprime ed evita l'estensione della ribellione, avendo un effetto salutare come esempio sulla massa. Il ferito all'addome è morto il giorno successivo, con fenomeni di peritonite. Il maresciallo più tardi è stato assolto dall'imputazione di omicidio per inesistenza di reato.